E in questa nostra ultima puntata di questo ciclo annuale 2023-2024 di Diritto al Cuore, poi da domani andranno in onda le repliche di alcune trasmissioni e poi riprendiamo e ci rivediamo il 14 settembre. Dicevo, in quest'ultima puntata vi lascio ancora una volta questo bel regalo, no? Spesso l'estate la gente legge di più, dovrebbe leggere di più. Leonardo Sapienza, il reggente della Casa Pontificia, padre Leonardo Sapienza, ozio che felicità. E proprio per dimostrarvi la ricchezza di questo testo, oggi, riprendendo le riflessioni, o meglio, le indicazioni che padre Sapienza fa in questo suo testo, riflessioni appunto, per esempio, sulla bellezza della notte. Spesso la notte per noi diventa un momento di confusione, di divertimentificio, il divertimento è una cosa, diventa un motivo di stordimento, eppure la notte ha in sé una bellezza. Quella bellezza che, come dice nello scritto che tra poco citerò di San Giovanni Crisostomo, grande padre della Chiesa, quella bellezza che ci fa ritrovare il ritmo della vita. Ma ascoltiamo cosa dice Giovanni Crisostomo. Se vuoi riflettere sul senso della notte, scoprirai anche lì la provvidenza infinita del Creatore. La notte, scrive Crisostomo, ristora il corpo affaticato, rilassa le membra tese per lo sforzo della giornata, mediante il riposo le aiuta a recuperare il loro ritmo. Il riposo è essenziale, è vitale. E continua Giovanni Crisostomo. Non solo, la notte ti libera dalle amarezze, scioglie le tue preoccupazioni. Molte volte calma la febbre facendo del sonno una medicina e trasformandosi in collaboratrice del medico. Tale è l'importanza della notte. Essa è così grande che spesso chi non può approfittare del suo riposo poi non ha forza per il nuovo giorno. E quanto è vero, quante sono vere queste parole. Nella tregua della notte, continua Crisostomo, l'anima esausta e il corpo logoro ritrovano energie e si preparano a riprendere l'attività quotidiana. Se invece prolunghiamo la giornata durante la notte, restando svegli a lavorare o anche non facendo niente, ci condanniamo all'inutilità perché pian piano le forze si spengono. Che belle indicazioni e che bei suggerimenti per vivere meglio le nostre notti e le nostre notti d'estate. Noi ci vediamo non domani, ma a Dio piacendo, il 14 settembre. Grazie a tutti e buon riposo e buon ozio di quell'ozio che ci procura felicità. Ciao!